prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. Poche parole per ricordare i tempi di un'Italia che doveva ricostruire la sua economia distrutta dalla guerra e il rapporto con le potenze uscite vincitrici. L'Italia è imputata perché fascista per 20 anni e in quegli 8 anni di governo Alcide De Gasperi non solo vinse quelle sfide, ma il paese ritrovò una sua autorevolezza. Sposò la scelta atlantica e trovò negli Stati Uniti quel partner necessario alla ricostruzione, che chiedeva però di interrompere la collaborazione con i comunisti. Fu anche il cattolico dell'autonomia dal Vaticano. Disse no all'alleanza per lui innaturale con i missini e i monarchici. Se mi verrà imposto, lascerò la vita politica, disse a Papa Pacelli. Fu lui a dare l'ultimatum anche al re, quando, dopo il referendum tra monarchia e repubblica, il paese rischiò la guerra civile. Il re di maggio se ne andò e la storia della nuova Italia poteva cominciare. Europeista convinto, guidò la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio, primo vero mattone dell'Europa, il sogno che lo univa al francese Robert Schuman, all'italiano Altiero Spinelli e al tedesco Konrad Adenauer. Critico nei confronti dell'ingresso dell'Italia nella NATO, avrebbe preferito la creazione di una comunità europea di difesa. Da deputato asburgico a leader e fondatore del più grande partito italiano, la Democrazia Cristiana, visse le modificazioni di un'Europa che sceglieva dopo il 45 la via dell'Unione per trovare la pace duratura. Mantenne la carica di Presidente del Consiglio sino all'agosto del 53, si dimise per il fallimento della legge truffa dopo la sfiducia della Camera a un governo monocolore democristiano. Oggi è tirato per i capelli da una polemica tutta italiana, lui nel Pantheon del PD, così come Palmiro Togliatti. Storie diverse e parallele di chi ha ricostruito il paese. L'Italia, quando De Gasperi si spense stroncato da un arresto cardiaco il 19 agosto del 54, da Borgo Valsugana, nel suo viaggio verso Roma, gli rese omaggio in ogni stazione.